outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight. Volevamo iniziare l'intervista seria con la firma del centro Luigi Di Marzio, ma la presenza del nostro webmaster Alceo Tonati ce lo impedisce, quindi iniziamo scherzando e magari finiremo seriamente. Luigi, un regalo al tuo giocatore preferito del Pescara. Metti da parte la professionalità, scegli un giocatore e che cosa regaleresti a un giocatore del Pescara? Ma il regalo, io non voglio essere né banale né scontato, però un regalo pieno di soddisfazioni, di prospettive, sicuramente lo farei a Marco Capuano, perché comunque è l'unico giocatore pescarese di Pescara, senza nulla togliere agli altri giocatori che sicuramente sono stati comunque grandissimi protagonisti l'anno scorso con la promozione, ce ne sono arrivati altri, sono comunque degli ottimi giocatori, però il mio augurio e il regalo va comunque a Marco Capuano, che è un ragazzo di Pescara, cresciuto qui, 19 anni, speriamo insieme a Marco Verratti, che farà parlare tanto di Pescara e di questa squadra. Mancano due partite al giro di boa, la trasferta di Novara e la partita interna con il Cittadella. Pescara, secondo le tue previsioni, che rispecchia il reale valore della rosa, oppure qualcosa in più rispetto alle aspettative di inizio stagione? Ma qualcosa in più sicuramente, perché forse nessuno, me compreso, sarebbe mai aspettato un Pescara con questa posizione in classifica. Però adesso, ecco, bisogna cercare di rimanere non con i piedi per terra, ma cercare di non caricare troppo questa squadra, perché potrebbe anche implodere. Io spero di no, perché comunque si vede tanto la mano di Francesco su questa squadra. Le prossime due gare, io non credo che il Pescara sia la vittima predestinata a Novara. Novara è sicuramente avvantaggiata dal fondo in sintetico, anche se ha fatto tantissimi punti fuori casa. È avvantaggiata perché loro giocano a memoria. Fanno un gioco pazzesco. Forse sentivo qualche tempo fa una telecronaca su Sky di Claudio Nofri che diceva assomiglia all'Inter, adesso non mi ricordo nemmeno quale paragone fece. Una squadra sicuramente molto organizzata, ma il Pescara in questo momento può fare brutti scherzi. Dopo la partita che abbiamo vinto col Vicenza, una cosa che ho saputo e sono rimasto particolarmente colpito è stata questa, che Di Francesco a fine partita, ragazzi, è ancora entrato nella doccia, è entrato nello spogliatoio, ha fatto entrare tutti nello spogliatoio, li ha chiusi, ha detto: ragazzi, adesso va bene, abbiamo vinto, ma io adesso voglio andare a vincere a Novara. Quindi la dice lunga sul grande momento che sta attraversando il Pescara all'interno dello spogliatoio. Secondo me proprio la psiche dei giocatori deve essere importante in questa situazione, non solo l'aspetto tecnico, fisico, atletico, ma specialmente l'aspetto psicologico. In conclusione, vuoi utilizzare le camere di ForzaPescara.tv per fare gli auguri ai tifosi biancazzurri e ai tuoi lettori? No, sicuramente auguri a voi, a tutti gli amici di ForzaPescara.tv. Svolgete un lavoro ammirevole, con passione, non è per piaggeria, sono anch'io un vostro lettore, come di tantissimi altri siti, internet. Io vi auguro buon Natale e un prosperoso, felice anno nuovo. Andrea Gessa, serata piacevole all'insegna dei colori biancazzurri prima di Natale. Il tuo pensiero a chi va in questi istanti? Beh, va sicuramente ai bambini, perché la magia del Natale è più che altro la loro. Io devo dire che da quando appunto sono diventato padre ho riscoperto il piacere di questi momenti, dell'attesa, dell'evento, dello stare insieme alla famiglia. Quindi il mio pensiero va sicuramente a mia figlia, ma più in generale a tutti i bambini. Visto che hai parlato di bambini, una curiosità: l'Andrea bambino, il regalo di Natale che ha tanto desiderato e non ha mai ricevuto, e quello che ha tanto desiderato e che invece ha ricevuto?
Non lo so, ne ho avuti tanti. Sono stato cresciuto in una famiglia che stava bene. Comunque sicuramente quello che posso ricordarmi era forse un paio di Timberland che non ho mai ricevuto, quello sì, perché mio padre diceva che costavano troppo e quest'anno me le son regalate da solo. Questo me lo sono ricordato. Invece un regalo che ho ricevuto forse il pallone, perché mi ricordo il mio primo desiderio è stato sicuramente quello e forse ancora prima di chiederlo ce l'avevo in casa, quindi. Il regalo che faresti al giornalista pescarese che ti sta più antipatico e non vogliamo sapere chi è. No, ne dovrei fare troppi, sono tutti antipatici. No, sto scherzando, ognuno ha le proprie idee, a volte collimano con le mie, altre no, ma è normale, poi ognuno ha le sue preferenze, quindi va bene così. Tanti auguri, colgo l'occasione a fare gli auguri anche a chi mi vuol male, dai. Infine abbiamo chiesto a Marco Sansovini e ad Emanuele Cascione il menù della vigilia a casa loro. Lo faccio anche con te. Ma mia nonna ha sempre fatto i cannelloni con ricotta e spinaci e poi si mangiava come secondo primo i ravioli, perché noi i ravioli in brodo è una tradizione, col bollito poi come secondo, è sempre stata quella un po' la cena di il pranzo e la cena di Natale un po'. Adesso non mi ricordo bene in che ordine, ma più o meno questo. È da un paio d'anni, oltre al panettone, anche il parrozzo abruzzese. Ah sì, sì, assolutamente. Magari anche qualche arrosticino di secondo ce lo mettiamo insieme al bollito. No, Francesco Troiano della Pescara Calcio, serata prenatalizia, una bella serata. Tu che conosci bene l'ambiente della Pescara Calcio, svelaci qualche cosina che noi poveri mortali non possiamo sapere. E che ti devo svelare? È un ambiente che ha tanto da svelare, però fondamentalmente non sveli niente, perché nel senso che è un mondo uguale a tutti gli altri, abbiamo anche i personaggi, è un mondo uguale a tutti gli altri, pieno di situazioni più che altro pensate, ma in realtà per esempio in ufficio siamo un ufficio normale, un ufficio semplice, tutti amici, scherziamo tutti quanti. E poi grazie a Dio c'è un bel gruppo anche con la squadra, tutti quanti insieme. Quindi quando ci sono queste occasioni così come Natale è bello anche appunto vedere che c'è unità di intenti tra tutti quanti, tra chi lavora dietro e chi lavora avanti. Nella componente squadra, tu che sei un ragazzo giovane, passare un capodanno sfrenato con qualcuno dei giocatori, chi sceglieresti? Ma diciamo che come tipi di persone non è che li conosco molto molto bene, però 5-6 svalvolati ci stanno, teniamoli nel riservo. Però 5-6 svalvolati ci stanno. In conclusione, utilizzare le telecamere di ForzaDiscala.tv per fare gli auguri a tutto il popolo biancazzurro. Come no, volentieri, auguri a tutti quanti i tifosi che grazie a Dio ci seguono sempre abbastanza in tanti allo stadio. Io da responsabile a biglietteria sono contentissimo, abbiamo una media spettatori alta, quindi auguro un buon Natale a tutti quanti i tifosi e sempre Forza Pescara. Marco Sansovini, vestendoti da Babbo Natale, cosa regaleresti ai tuoi compagni del reparto avanzato? Quello penso che regalerebbero tutti, qualche gol in più. No, a parte gli scherzi, stiamo facendo un campionato sicuramente nelle aspettative di tutti quanti, aspettative nostre, siamo contenti, speriamo sicuramente di regalare altre gioie, altre emozioni a tutti i tifosi del Pescara, a noi e a noi stessi. Già da venerdì vogliamo chiudere bene in bellezza l'anno facendo un risultato positivo. Stai facendo un'intervista troppo seria, una serata coreartica e ci stiamo adeguando noi, quindi. Tu mi hai fatto una domanda seria, io ti rispondo seriamente. Sono ragazzo serio. Lo sappiamo, eh. Allora adesso te ne faccio un'altra. Veglione di Capodanno in discoteca. Con chi farlo? Dei tuoi compagni per andare a caccia di donne.
a caccia di donne non si va perché io ho una moglie, tu mi stai a mettere in grandissima difficoltà, quindi io vado solo con mia moglie e basta. Ma questo lo sappiamo. E no, con i miei compagni per divertirsi, guarda, ti dico la verità, probabilmente un bel gruppo, un gruppo dei scemi, e ci avrei l'imbarazzo della scelta. Fra i più simpatici, boh, non lo so, potrei dire magari Olivi, Sottimo, ma tanti, guarda, mi dispiace lascia fuori qualcuno, non lo faccio perché mi trovo bene con tutti, e dentro gli spogliatoi è uno spasso. Dovessi travestirti da Befana, con chi ti travestiresti e per portare carbone a chi? Non per cattiveria, ma per rompergli le scatole. Vabbè. Vabbè, glielo portiamo. Che magari è un po' permaloso dei tuoi compagni. Ah, dei miei compagni, perché glielo volevo portare a Novara. Ma quello ce lo auguriamo tutti qua. Il carbone al Novara non fa mai male, dai. L'hanno preso tanti dei dolci, ma un po' di carbone ci può stare, dai. No, e i miei compagni. Ma perché è nero? A Danilo Sottimo, così. Per far pandan, un po' di carbone. Casa Sansovini, vigilia di Natale. Come ho chiesto a Cascione, anche a te, menù ancora ci devo pensare, l'importante è che sia ricco e gustoso, però ci pensa mia suocera che è una grande cuoca, io mi fido di lei. Non ne abbiamo dubbi, infine, se sappiamo tutti quanti cosa vorresti avere tu sotto l'albero di Natale, ossia la casacca di cannoniere. Magari, non mi dispiacerebbe, guarda. Vabbè, noi non disperiamo. Se me la porti ti dico grazie. Mi manca un po' di pancia e la barba, però te la porterei molto volentieri. Vabbè, quella si compra, la vendono. La vendo. Il regalo al mister. Regalo al mister. I cattivi dicono un altro attaccante, però noi siamo buoni, diciamo. Un altro attaccante che ci serva. Grazie. O un Sansovini ancora migliore, magari. Il Sansovini che abbiamo già conosciuto a Pescara. Quello lo dite voi, adesso mi metti in difficoltà, mi imbarazzo un po', devo parlare sinceramente. E non fa finta di essere timido, dai. No, timido, però insomma non so cose che devo dire. Se sono stato apprezzato, io sono contento, ringrazio tutti quanti, spero di ritornare a essere apprezzato come prima. In fine di intervista, una cosa che ho sempre sognato di chiedere a qualcuno, adesso visto che tu sei tanto gentile la chiedo a te. Cosa chiederesti a un giornalista rompiscatole, in questo caso a me? Ma devo pigliare la lista a casa. Ah sì? Dai, una sola. No, se una mezz'oretta parliamo di calcio. Vabbè. Mi risate voi però. Auguri Marco. Grazie, auguri a voi. Ciao Marco. Siamo con il collega Giovanni Tontodonati, iniziamo in modo serio e ti chiedo, a due partite dal termine del girone di andata, un giudizio complessivo su questo Pescara targato 2010-2011. Ma io credo che tutti debbano essere soddisfatti dell'andamento del Pescara in questo campionato, una squadra che è partita, secondo quanto hanno annunciato i dirigenti all'inizio stagione con l'obiettivo della salvezza, 27 punti a due giornate dalla fine del girone di andata non siano pochi. Certo, il tifoso del Pescara si aspetta sempre di più, anche noi d'altronde stando all'interno sogniamo qualcosa in più, aspettiamo questo mercato di gennaio, magari ci riserverà qualche sorpresa e perché no provare a lottare per i playoff. D'altronde il Novara comanda la classifica, un'altra neopromossa è in zona playoff, parlo del Varese, quindi perché no anche il Pescara. Intervenire nel mercato di gennaio dove? Ma io credo che le indicazioni che ci hanno dato i dirigenti siano poi corrispondenti alla realtà. Il Pescara ha bisogno di un attaccante di peso, aspettando il miglior Maniero. La società aveva puntato a Maniero all'inizio del campionato, probabilmente ha bisogno ancora un po' di tempo per entrare nei meccanismi della squadra, però un attaccante di peso credo che serva a questa squadra, un attaccante di categoria, potrebbe essere Bucchi secondo le anticipazioni
che avete dato, che abbiamo dato un po' tutti. Anche il presidente Di Cecco in questi secondi sta confermando l'interesse del Pescara, sta confermando anche un accordo di massima con il Napoli. Vediamo un po', probabilmente Bucchi potrebbe essere l'elemento utile. Poi passiamo al reparto arretrato, perché un'alternativa alla coppia centrale Mengoni Olivi, un'alternativa di esperienza, penso a Bianco del Sassuolo, anche se sarà difficile portare Bianco perché ha un ingaggio molto molto pesante. Penso che sia più semplice arrivare magari a Cherubini del Bologna o a De Maio del Brescia. Il che implicherebbe la rinuncia forzata dal Cibiede o Sembroni? Ma io credo proprio di sì, credo che questi ragazzi abbiano bisogno di giocare, insomma, di esprimersi, quindi credo proprio di sì. In conclusione, vuoi fare gli auguri a tutti i tifosi biancazzurri? Tanti auguri a tutti i tifosi del Pescara, ai ragazzi di Forza Pescara.tv, buon Natale a tutti e Forza Pescara! Buona.